No, assolutamente no, non mi aspettavo un divario di gioco, ma più che di gioco di punteggio in maniera così ampia, anche perché stamattina mentre montavamo sul pullman abbiamo avuto la notizia che non era delle migliori, che Valenti poteva non essere la partita perché proprio stamattina si era bloccato di schiena. Lui ci ha voluto essere in tutti i modi, un grazie di cuore a Rudy, un grazie di cuore al mio staff atletico e medico che me l'hanno rimesso in piedi e che ci ha regalato questa grande partita. Poi un grazie a tutti i ragazzi che hanno, a parte i primi 3 minuti dove siamo partiti in campo non so perché, e dobbiamo capire il motivo, un po' deconcentrati, abbiamo subito un break di 6-8-0, adesso non mi sovviene, subito all'inizio hanno ricominciato a rispettare il piano partita e la prima delle due quarti la squadra è girata un orologio, siamo andati avanti con merito, poi dopo l'abbiamo un po' gestita, Mantova ci ha provato. Noi onestamente siamo stati bravi a rimanere lì con la testa anche in trasferta e abbiamo portato a casa questa partita.